Leggiamo un racconto che si intitola La ballata del Corazza, che abbiamo scritto con una fase poi di revisione online fatta da un'intera comunità di lettori che potevano suggerire modifiche, cambiare frasi, aggettivi, proporre di inserire interi brani. Questo racconto è stato scritto in questo modo nel 2003, ma soltanto adesso è stato raccolto all'interno di un'antologia che si chiama Anna tra l'arancia meccanica, che è da poco in libreria, che raccoglie i racconti che il collettivo Wuming ha scritto nei 10 anni tra il 2000 e il 2010. Questo racconto in particolare parla di animali, parla di zootecnia, parla di lavoro nell'industria zootecnica, in particolare in una porcilaia, e quindi per questo tema lo vorremmo dedicare a Giorgio Celli, che si è molto occupato di animali in questa città e che da poco ha lasciato questa città. Grazie. Era il classico lavoro che gli italiani non vogliono fare più. Grazioso eufemismo, come se altri popoli non vedessero l'ora. Traduzione, il solito lavoro di merda. Di quelli che gli italiani possono permettersi ancora di rifiutare, tu no. Specie quando ne hai appena perduto uno e tempo 6 mesi devi trovartene un altro, altrimenti aria, perché di lavori che gli italiani non vogliono fare più ce ne sono a strafottere, e se resti disoccupato è perché non ti vuoi applicare. Puoi stare in Italia ma senza tirartela da italiano. Per di più, la ditta può rimediarti una casa, dimensioni sufficienti per chiedere il ricongiungimento, un rudere in mezzo alla campagna, mal ridotto ma abitabile, con la porcilaia a 50 metri dalla finestra della cucina, d'accordo, ma in compenso la stanza da letto spalancata su un filare di pioppi, ingialliti dall'autunno e dal tramonto. Al puzzo ci si può abituare, milioni di persone respirano l'irrespirabile senza battere ciglio, i maiali almeno sono roba naturale. Ho preso il lavoro ai primi di novembre. 3-4 giorni dopo sperimentavo già le prime mutazioni. Il fettore dei porci innesca reazioni chimiche inaspettate. Cellule di epidermide mutate per sempre in merda suina. Ogni mattina mi davano il buongiorno 1500 maiali. Un panorama impressionante, grugni, schiene, orecchie porcine affollavano 4 recinti come vermi in un sacchetto da pescatore. Ma il brulicare degli animali rinchiusi non aveva nulla di naturale, niente che ricordi una folla spontanea o un gregge o l'incessante andirivieni dei formicai. Grossi maschi rosicchiavano le sbarre per intere giornate. Scrofe deformi ruminavano aria trascinando pance gravide su fetidi pavimenti a graticcio, mentre le bestie più giovani reclamavano spazio per girare su se stesse come mosche ubriache di caldo. L'unico paragone che affiorava al cervello quando mi incantavo a fissare quel mare di carne erano i matti allucinati di un salone di manicomio. Egregio dottor Marano, desidero informarla che da quest'oggi nello stabilimento di Castel Buratto è in corso la sperimentazione del nuovo modulo informatico per la gestione dei processi produttivi. Per mezzo di macchine a controllo remoto, gli addetti potranno nutrire, prelevare, inseminare, trasportare e infine macellare ogni tipo di suino senza mai avvicinarsi ai recinti. Ciò dovrebbe garantire un miglioramento degli standard di sicurezza, peraltro già molto elevati, e soprattutto far registrare un aumento della produzione pari a 0,82 nati per anno a scrofa e a 4.372 kg di carne suina pronta per la distribuzione.
Di tutte le schifezze che ci toccavano, la peggiore in assoluto si chiamava prelevamento. Prelevamento può essere una bestia da portare al mattatoio o dal veterinario o all'inceneritore se per caso non ha retto ed è schiattata là in mezzo, nel cuore rosa merda del recinto. Chi era di turno usciva quasi sempre con un morso da qualche parte e il terrore negli occhi. Per questo salutammo con applausi sinceri la prima dimostrazione pratica di Pig Picker, braccio meccanico a controllo remoto, capace di afferrare la bestia giusta e scodellarla fuori dal recinto. Restava un lavoro di merda, per carità, ma Pig Picker te lo profumava un poco. Un mazzo di rose nella mano che prima ti ha mollato un ceffone, poi, come un mal rovescio, il fetore ti riportava la realtà. Non c'era niente di asettico, niente di pulito, niente che potesse ingannare i sensi su quanto il corpo andava facendo. L'unica soluzione era non pensare, non pensare, non pensare. Solo che il cervello ci prendeva gusto. Il cervello smetteva di pensare anche alla cena, alla spesa, a una moglie appena ritrovata. Spariva tutto, angoscia e desiderio, tutto, tranne il puzzo maledetto che ti portavi addosso come seconda pelle. Egregio dottor Marano, come da lei richiesto, è stato mantenuto il massimo riservo in merito all'infortunio occorso al nostro dipendente in data odierna, evitando ulteriori dichiarazioni alla stampa locale. Il comunicato ufficiale del direttore dello stabilimento ribadisce soltanto che l'incidente non è imputabile al mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell'azienda. Confermo inoltre che non ci sono testimonianze oculari di quanto accaduto e che il dipendente in questione, signor Elvio Corazza, si trova tuttora in stato di incoscienza nel reparto traumatologico dell'ospedale di San Nicola. Nessuno aveva notizie precise. L'ultimo ad averlo visto, prima che lo caricassero in ambulanza, era stato un addetto del reparto macellazione. Lo aveva sottratto al braccio meccanico un attimo prima di ritrovarselo conficcato sui ganci insieme alle altre carcasse. A quanto pare perdeva molto sangue dalla spalla destra. L'ipotesi era che Pig Picker l'avesse confuso con una bestia e piazzato sul nastro trasportatore del mattatoio dove cinghie implacabili avevano completato il sequestro. Non avendo le dimensioni di un maiale, il poveretto era riuscito a divincolarsi almeno un po', e la pistola, invece di centrarlo alla nuca, lo aveva preso poco più sotto. Restava da capire come fosse successo. Alcuni dicevano che c'era stato un guasto, che Pig Picker si era bloccato, che il Corazza aveva provato a farlo ripartire ed era stato catturato con mossa fulminea. Altri non si spiegavano come mai non avesse urlato, com'era possibile che nessuno si fosse accorto di nulla. Forse Elvio aveva tentato un sabotaggio, ma le macchine avevano avuto la meglio. Si diffuse perfino la notizia che avesse perso un braccio nel tentativo di liberarsi e che ci fossero almeno un paio di bracciole sospette tra quelle prodotte dallo stabilimento in quella giornata nefasta. Altri sostennero la tesi del tentato suicidio, estrema forma di protesta contro l'azienda da parte dell'unico operaio di nazionalità italiana impiegato in uno di quei lavori che gli italiani non vogliono fare più. Altri ancora diffusero la notizia di un Elvio Corazza diventato animalista, stanco di compiere soprusi sulle povere bestie, capace di tuffarsi sul nastro per salvare la vita a una scrofa dagli occhi dolci, condannata a morte dopo 20 giorni di non attività. Girava pure voce che prima di finire sul nastro il povero Elvio fosse passato dal settore fecondazione, ritrovandosi sodomizzato da una siringa per dolci traboccante testosterone di maiale da monta. Secondo i più fantasiosi, in seguito a quel trattamento, il Corazza si stava trasformando nell'uomo maiale, con peli setolosi, orecchie da porco, narici suine e coda a cavatappi sul fondoschiena offeso. Presto,
Molto presto sarebbe tornato, dicevano, come un supereroe, per garantire ai maiali una vita dignitosa e impedire che i lavoratori lo prendessero nel culo. Egregio dottor Marano, perdoni la schiettezza, ma mi corre l'obbligo di informarla che il perdurare del silenzio stampa sul caso Corazza sta producendo risultati inattesi e quanto mai nocivi. Sulla dinamica dell'incidente, fin dalle prime ore sono cominciate a circolare notizie infondate, false e tendenziose, con versioni dell'accaduto prive di qualsiasi riscontro, tese per lo più a screditare l'azienda e a presentare il Corazza volta per volta come martire, eroe popolare, ribelle individualista, suicida per protesta, animalista convinto. Ritengo che sarebbe più opportuno diffondere una versione definitiva su quanto avvenuto all'interno dello stabilimento. Essa quantomeno potrebbe affiancare le molte dicerie e cercare di contrastarle con una parvenza di obiettività. Giunti a questo punto, mi pare l'unica mossa praticabile, poiché possiamo cucire bocche, bloccare notizie, occultare filmati ripresi da telecamere interne, imporre il silenzio e censurare le ipotesi, ma spegnere una leggenda non mi sembra possibile. A fine mese, la brigata animalista Elvio Corazza cercò di liberare i maiali con un blitz notturno. Penetrati nel capannone principale, al momento di aprire il recinto si accorsero che i porci non avevano alcuna intenzione di uscire dal gabbio. Prima dell'introduzione di Big Picker, un simile evento significava una sola cosa: mattatoio in vista. Una decina di grossi animali assalì i liberatori e li mise in fuga. Grazie al cielo, nessuna delle bestie osò varcare l'ingresso del recinto. In un paese ucraino, dove un'azione del genere aveva avuto successo, i suini erano usciti fuori come acqua straripante, esondazione di carne e liquami fino ai boschi sulle colline. L'indomani era come dopo un uragano, con le auto sottosopra, le saracinesche ammaccate e uno strato sottile di merda secca che faceva sembrare le strade come la schiena di un topo gigante. Anche mesi dopo che l'ultimo maiale era tornato al suo posto, la gente continuava a sentirsi minacciata. La paura si era trasformata in paranoia. Ci si immaginavano complotti suini. Dove erano? Forse nei boschi, pronti a un nuovo attacco. Per ogni evenienza, la fattoria riunite fece innalzare una recinzione a prova di assalto. Il cancello della ditta divenne anche il cancello di casa nostra. Quel giorno, inseguendo sogni di riscatto, mi sorpresi a pensare che se qualcuno avesse sganciato una bomba sulla porcilaia, avrebbe finito col radere al suolo anche il rustico abitabile che ci avevano concesso incomodato, facendo del sottoscritto o un cadavere, o un vedovo, o un disoccupato. A malincuore dovetti sperare che quelli fuori non facessero mai niente del genere. A volo d'uccello il nostro rustico abitabile poteva sembrare a tutti gli effetti un'unità produttiva della Fattorie Riunite S.p.A. Ma di uccelli ne volavano sempre meno in quella fetta di cielo fetido e azotato. E sempre meno ne volavano sopra il paese, perché l'aria non tiene conto di recinzioni e filo spinato. I pochi rimasti potevano vedere camion carichi di maiali lanciati come proiettili sulle strade comunali e soprattutto sulla statale, che quanto a puzza non aveva troppo da invidiare alla porcilaia. Potevano vedere i lavoratori della zona varcare i cancelli atti assalto tutte le mattine alle 7 precise. Potevano vedere infiltrazioni del terreno e piogge autunnali mescolare il letame suino con l'acqua dei fiumi e farci crescere la pfi qualcosa, un microorganismo che uccide i pesci e rovescia le budella agli umani. Potevano vedere i bambini del paese respirare una sostanza velenosa chiamata acido solfidrico, mentre la maggior parte dei genitori tirava a campare come se niente fosse.
potevano vedere il piscio dei maiali diffondere nell'ambiente antibiotici potentissimi e i batteri della zona diventare super resistenti grazie all'esposizione. Potevano vedere migliaia di ettolitri d'acqua succhiati ogni giorno dall'intero stabilimento. Potevano vedere la porcilaia e il paese. Fuori. Era soltanto un modo di dire. Egregio signor Marano, le confermo che diverse organizzazioni sindacali hanno indetto per mercoledì 27, prossimo venturo, uno sciopero di solidarietà col signor Elvio Corazza per la sicurezza sul posto di lavoro. La partecipazione degli operai del nostro stabilimento sarà, presumo, totale. Cogliendo l'occasione, abbiamo deciso di sperimentare la fase 3 del progetto di meccanizzazione dei cicli produttivi, che prevede la totale assenza di personale all'interno dei capannoni. Sarà mia cura tenerla prontamente informata sui risultati dell'esperimento. Mia moglie e io non siamo mai stati in granaio prima d'ora. È tardi, i ghiri rosicchiano la paglia del sottotetto. Impugno la torcia e faccio scorrere il fascio di luce sui muri umidi e scrostati. Il contatore è lì, di fianco alla conduttura del cammino. Mi avvicino. La laurea in ingegneria elettronica potrebbe tornarmi utile finalmente. Smonto la protezione in plastica e infilo il cacciavite tra i contatti giusti. Un lampo. Poi buio. Egregio dottor Marano, mi hanno appena comunicato che causa un guasto sulla rete elettrica, ogni attività all'interno dello stabilimento risulta bloccata. Fatto non troppo grave, se si esclude che fino al ripristino dell'erogazione di corrente, il sistema di areazione e riciclo dell'aria non potrà funzionare, sottoponendo gli animali a concentrazioni di acido solfidrico molto superiori alle massime consigliate. Pronto, pronto? Marisa, ti sento malissimo, ma se voi mi sentite vado lo stesso. Allora, sono davanti allo stabilimento della Fattorie Riunite, insieme ad almeno 10.000 persone da tutta la provincia. Alla protesta sindacale per la sicurezza sul lavoro si sono aggiunti molti altri soggetti. Le associazioni dei consumatori protestano per i mancati controlli da parte della ditta sull'eventuale presenza di carne umana tra le bracciole prodotte il giorno dell'incidente. Gli animalisti chiedono la scarcerazione di 4 esponenti della brigata Elvio Corazza. I comitati del FAP sostengono di aver scoperto che i miasmi da porcilaia inducono gravi forme depressive, sul genere di quella che avrebbe spinto Elvio Corazza al presunto tentato suicidio. Viva l'uomo maiale, recita uno degli striscioni appesi al recinto qui davanti. Ma la cosa più incredibile è che da un paio d'ore la puzza della porcilaia si sta lentamente affievolendo. Prima sembrava solo un'impressione, ma adesso ne abbiamo la certezza. E sinceramente, ci eravamo dimenticati che fosse possibile respirare un'aria così fresca e distinguervi odori di terra, alberi ed erba bagnata. Ancora non si è capito come possa essere successo, ma c'è chi si dice convinto che tante persone insieme, respirando all'unisono, possono depurare qualsiasi fetore. In attesa di saperne di più, vi lasciamo col beneficio del dubbio e invitiamo tutti i San Tommaso ad aprire le finestre di casa e a toccare con mano, o a raggiungersi qui per unirsi a questa straordinaria depurazione collettiva. La torretta del rustico abitabile offre un colpo d'occhio a 360 gradi sulla folla che circonda lo stabilimento, ancora molte ore dopo la fine del corteo, mentre l'ultima luce del giorno accarezza il volto delle nuvole. Forse hanno deciso di godersi l'aria buona il più a lungo possibile, sapendo che da un momento all'altro l'incantesimo potrebbe svanire. Prima o poi, gli impianti da reazione riprenderanno a funzionare. La puzza tornerà. Dal canto nostro,
Continueremo a far saltare la luce finché non ci scopriranno, giusto per alimentare il ricordo e combattere l'abitudine. Intanto, io non posso fare a meno di sognare l'ennesima strategia per annientare il nemico. Chiudo gli occhi e vedo gente sfondare la recinzione, priva dell'elettricità che la percorre di solito. Raggiungere i capannoni, trovare il modo di entrare. Sono almeno 10.000, dice la radio. Basterebbe che ciascuno adottasse un maiale, se lo portasse con un bel guinzaglio e se ne prendesse cura. Dove metterlo non sarebbe un problema, qui in campagna abbiamo un sacco di spazio. In alternativa, si può decidere di staccare l'elettricità in tutta la zona e cenare sempre a lume di candela e poi trovarsi insieme intorno al fuoco a cantare le ballate di Elvio Corazza. In alternativa, non so, ci verrà in mente qualcos'altro. Al momento tutto sembra possibile. Dentro e fuori sono soltanto un modo di dire. Grazie.